Sovente quando noi festeggiamo i vincitori, quelli che si classificano meglio in questo festival, ci dimentichiamo che devono essere festeggiati anche gli autori, i parolieri, i compositori, perché in fondo questo è il festival della canzone italiana, quindi i veri vincitori dovrebbero essere loro, senza voler togliere niente naturalmente agli interpreti, che sono quelli che hanno maggiore spicco. Beh, volevo fare questo discorso per il semplice fatto che questa sera noi abbiamo anche un autore che canta, ma un autore che è diventato cantante così per caso. Fino all'anno scorso non si era mai sognato di cantare ed era stato presentato in televisione un provino per una trasmissione, una sigla musicale, e siccome non c'era nessun cantante che la poteva cantare, l'ha cantata lui e ci si accorse che era anche un discreto cantante. Detto fatto, si è messo a cantare, ha bruciato le tappe e pensate, in un solo anno è addirittura arrivato a Sanremo. Questa sera non solo canterà lui una sua canzone, ma anche un'altra canzone che sentiremo un po' più in là nell'interpretazione di un gruppo vocale. E io intendevo parlare adesso di Umberto Balsamo, che canterà Amore mio di Minellono Balsamo sotto la direzione del maestro Giampiero Reverberi. C'è un confine trasparente creato dalla nostra mente tra questo nostro grande amore ed un mondo ferito che muore. Guarda se vuoi, ma non andare. Amore mio, senza di te chi sono io? L'ombra di me. Tu invece no, tu sarai tu, dolce bugiarda, ma con qualche anno in più. Che dico mai se noi siamo qui? In fin dei conti ti ho voluta io così. E vivere o morire, che vuoi che sia? Se il cuore non ha voglia di andare via. E vivere o morire, stare immaginando la mia strada insieme a te. Guarda se vuoi, noi siamo già oltre l'invidia di chi amore non ne ha. E vivere o morire, che vuoi che sia? Se il cuore non voglia di andare via. E di più bello in fondo cosa c'è?